Buonasera, da Più Libri Più Liberi, siamo qui con il professor Luciano Zani, uno dei nostri più apprezzati autori, storico. L'ultimo libro che ha prodotto per noi, che ha scritto per noi, è Silurate, 24 luglio 43. Cos'è successo il 24 luglio 43? È successo che un aereo silurante inglese ha affondato la nave postale Santa Lucia, che era il traghetto che collegava la terraferma Napoli, Gaeta, con le isole Contine, Ponza, Ventotene. Ci sono stati 66 morti, solo 3 cadaveri recuperati e tutti gli altri scomparsi in mare. Quindi è stata una tragedia per le isole Contine, in particolare per Ponza e in parte anche per Ischia, che aveva molti suoi figli su quella nave. Il libro ricostruisce la storia dell'affondamento, ma è una microstoria, una piccola storia dietro la grande storia, perché non essendosi spiegati i familiari delle vittime le ragioni di quel siluramento accaduto il 24 luglio del 43, cioè il giorno prima della caduta di Mussolini, della fine del regime fascista, e 46 giorni prima dell'armistizio dell'8 settembre, per spiegarsi l'inspiegabile hanno prodotto delle leggende, per esempio che ci potesse essere Mussolini su quella nave, che quella potesse essere stata la causa dell'affondamento. In realtà io, ricostruendo su fonti anche degli archivi inglesi questa storia, ho potuto appurare che è una piccola storia in una grande storia, cioè la necessità da parte degli alleati che erano sbarcati in Sicilia il 9 luglio e che si apprestavano a sbarcare a Salerno a settembre, avevano la necessità gli alleati di sgombrare quel tratto di mare che era diventato improvvisamente un tratto di mare essenziale dal punto di vista strategico della Seconda Guerra Mondiale, di sgombrarlo da ogni minaccia reale o potenziale, quindi di affondare qualunque nave, qualunque mezzo di trasporto. Ovviamente è anche il periodo dei bombardamenti degli aeroporti da parte degli alleati e ovviamente anche delle città per deprimere il morale degli italiani e sganciarli dall'alleanza con i tedeschi. Il Santa Lucia è una preda che fa parte di questo scenario, cioè viene silurata perché bisogna preparare lo sbarco a Salerno. La conseguenza sarà che le isole Pontine diventeranno per qualche giorno addirittura divise in due dal confine tra Repubblica di Salò al centro-nord e gli alleati che risalivano dal sud. Poi diventeranno l'avamposto degli alleati, mentre Gaeta, la terraferma che stava di fronte alle isole Pontine, sarà liberata soltanto nel maggio del 44. Questa è la storia dell'affondamento del Santa Lucia. Con un'ipotesi molto suggestiva, se ricordo bene, che a bordo ci fossero anche le lettere dei confinati a Ventotene. Questo è l'altro capitolo della grande storia che è venuto fuori dalla mia ricerca, cioè questa tragedia non è soltanto una tragedia delle isole Pontine, è anche una tragedia per i confinati. Confinati, quei pochissimi che ancora erano a Ponza, ma Nenni era uno di questi, e Nenni consegna delle sue lettere, lui dice nel suo diario, per Pertini e per i suoi compagni clandestini socialisti in terraferma, e apprende che il marinaio a cui aveva consegnato queste lettere si era salvato, uno dei pochi che si salvarono dall'affondamento del Santa Lucia, e quindi teme di essere arrestato. In realtà questo non accadrà, non solo perché queste lettere non saranno ritrovate, ma perché il giorno dopo cade il fascismo. Allo stesso modo, e direi ancora forse più rilevante, la grande colonia di confinati, Altiero Spinelli, Camilla Ravera e tanti altri che stavano a Ventotene, vedono con i loro occhi l'affondamento del Santa Lucia e lo testimoniano, ne scrivono, sanno quello che è successo. Ebbene, di fronte al siluramento della stessa nave che con la sua cella li aveva portati al confino o al carcere di Santo Stefano come Pertini, invece piangono perché è venuto meno l'unico, dicono loro, cordone ombelicale che hanno con la terraferma, l'unico legame
con il mondo, con la libertà, con i loro cari, con i loro compagni che combattono nella clandestinità. Ed in effetti sarà così, perché passerà parecchio tempo prima di poter avere un mezzo di trasporto che dopo l'8 settembre li trasferisca finalmente sulla terraferma, e saranno ovviamente una parte consistente del gruppo dirigente della nuova Italia repubblicana e democratica. Insomma, i nostri lettori avranno capito che è un pezzo di storia scritto come un romanzo. Assolutamente. Sì, si legge come un romanzo anche perché le note, quelle che gli storici devono mettere per chiarire quali sono le loro fonti, stanno tutte in coda al libro. Il libro invece si legge appunto come un romanzo, fluisce come dire, l'aria di una sinfonia tragica, e così mi piacerebbe che venisse letto. Perfetto, grazie professore. Grazie a voi.